Buongiorno, oggi parliamo di una cosa, sì, che potrebbe anche essere forse considerata come filosofia della fisica, filosofia un po' di quel che vi pare, ma mi piacerebbe dire qualche parola sul liceo classico, perché pare che siccome si sono ultimate le iscrizioni al primo anno della scuola superiore di recente, pare che meno del 6% dei ragazzi abbia scelto di frequentare il liceo classico. Ora, certo, è una cosa un po' triste, insomma, diciamo, un indirizzo di scuola, un indirizzo di studi che ha una storia secolare, mi pare strano che venga scelto da meno del 6% dei ragazzi. Però su questo argomento sono state dette tante cose, che mi convincono poco. Allora, intanto io posso dire a te e a chi si deve iscrivere alla scuola superiore, al primo anno della scuola superiore, io posso dirti che devi seguire la tua passione. Tu già fin dal primo anno della scuola superiore devi metterti in testa nella vita che devi seguire la tua passione, quello che ti piace. Subordinare questa considerazione a quello che può essere più comodo, a quello che può dare più sbocchi di lavoro, a quello che può dare più possibilità. Bisogna seguire solo ed esclusivamente la propria passione. Devi seguire la tua passione, devi seguire quello che ti piace, se c'è ovviamente, se c'è una passione forte, devi seguirla sia dal primo anno della scuola superiore, sia per il primo anno dell'università. Devi seguire la tua passione, se c'è, chiaramente. Se non c'è, poi nel lato B vedremo che cosa, dalla parte B della questione vedremo cosa si può dire. Ma se c'è una passione, devi seguire solo ed esclusivamente la tua passione, senza subordinare questa considerazione a considerazioni di utilità pratica, di possibile lavoro, di possibile sbocco. Devi seguire la tua passione. Allora, una cosa del genere per la scuola superiore, forse da uno come me, da un adulto come me, che potrebbe essere per te un adulto di riferimento, forse, non so, non vorrei essere poco modesto, ma forse sono abbastanza adatto per poter dare un consiglio da questo punto di vista, proprio sul liceo classico, perché io ho la maturità classica col massimo dei voti e ho la laurea in fisica, poi mi sono iscritto in fisica e mi sono laureato in fisica, sempre col massimo dei voti. Quindi, sulla differenza fra cultura scientifica e cultura umanistica, forse qualche parolina nel mio piccolo posso dire anch'io. Perché è vero che sono laureato in fisica, è vero che sono professore di matematica e fisica al liceo scientifico, però ho anche una maturità classica, sempre col massimo dei voti. E quindi qualche cosina forse posso dire. E quindi, sempre per gli studi che ho fatto, io ti dico che è importantissimo seguire la tua passione. E liceo classico, per esempio, o liceo scientifico, appunto lì bisogna seguire la propria passione. Per esempio, se ti piace moltissimo la storia, se studi con piacere la storia, ti affascinano le vicende del passato e per esempio probabilmente sei indirizzato verso un corso di studio umanistico. Se invece ti piace la matematica, ti piace il calcolo, anche fin dalla scuola elementare fare dei problemini di matematica ti piaceva tanto, allora forse è il caso che tu ti indirizzi verso il liceo scientifico. Quello che non mi piace per niente, quello che non mi piace per niente è quello che ha detto un famoso solone che viene invitato spesso nelle trasmissioni televisive. Mi pare che abbia sostenuto in una trasmissione, mi sembra di Gramellini, mi pare che abbia sostenuto che assolutamente non c'entra niente, praticamente non è importante l'indirizzo di scuola che si segue perché tanto in tutti gli indirizzi di scuola, liceo classico, liceo scientifico, qualunque istituto tecnico e o professionale, comunque danno gli strumenti per pensare e l'importante è che appunto la scuola dia gli strumenti per pensare. Questo secondo me è sbagliato, questo secondo me non è vero.
In effetti c'è una differenza fra gli studi liceali e gli istituti tecnici e professionali, a mio avviso. A proposito, anch'io sempre io sono adatto a dare qualche forza, qualche indicazione sugli istituti tecnici e professionali e sui licei, perché, come dicevo prima, al di là della maturità classica, al di là della laurea in fisica, io prima di insegnare matematica e fisica nei licei ho insegnato per oltre 15 anni elettronica generale e telecomunicazioni negli istituti tecnici. Quindi ho esperienza, diciamo, un pochino sotto tutti in tutti gli ordini di scuole, per così dire, no? Cominciai il 9 dicembre del 1988 a insegnare matematica in un istituto professionale, per esempio. Quindi ho una certa esperienza in questi 34 anni di insegnamento, diciamo, ho maturato una certa esperienza un po' in tutti gli ordini di scuola. No, è sbagliatissimo dire che gli studi liceali sono più o meno dello stesso ordine, alla stessa portata degli istituti tecnici e professionali. Sbagliato, non è vero niente. Chi vuole studiare, chi è più attento alle questioni teoriche, chi legge di più, chi è avuso e avvezzo di più allo studio, alla riflessione, deve indirizzarsi e da indirizzare verso uno studio liceale. Chi invece preferisce, ha delle attitudini più pratiche, più volte all'uso delle mani e quindi alla pratica, allora è bene che si indirizzi verso un indirizzo di studi tecnico o professionale. Non è affatto vero che l'indirizzo liceale e l'indirizzo tecnico professionale siano equivalenti. L'indirizzo liceale è un indirizzo di studi più teorico, più volto allo studio, più volto alla riflessione. E l'indirizzo tecnico professionale invece è più volto all'abilità pratica, all'utilizzo delle mani. È chiaro? E per esempio, liceizzare gli istituti tecnici o tecnicizzare i licei, secondo me è sbagliatissimo, perché sono degli ordini di studi completamente differenti. Lasciamo perdere la questione se sia migliore l'istituto, il liceo, o se sia migliore l'istituto tecnico. Non è di questo che sto parlando. Semplicemente sto dicendo che un indirizzo di studi liceale è cosa diversa dall'indirizzo di studi tecnico-professionale. Chi è più portato verso proprio lo studio, studio inteso come riflessione, studio inteso come lettura, studio matto e disperatissimo, direbbe Leopardi, è più portato verso il liceo e deve frequentare un liceo. Se è classico scientifico, questo è un altro discorso, ma deve frequentare un liceo. Chi invece è più aduso a un'attività pratica, a un'attività diciamo di uso delle mani, allora è meglio che si rivolga ad un istituto tecnico o professionale. Sono due cose molto diverse, perché se andrai ad un liceo dovrai fare attenzione al fatto che comunque dovrai studiare, dovrai passare delle ore sui libri, a leggere, a scrivere, va bene anche a far di conto se andrà al liceo scientifico, ma comunque lo studio dovrà essere più riflessivo, dovrai riflettere. E se ti piace riflettere su argomenti di carattere generale, sull'etica, sulla politica, sulla morale, sulla filosofia, allora è meglio che tu ti indirizzi verso un corso di studi liceali. Se invece il tuo taglio è più pratico, non so, ti piace fare dei modellini, delle cose che si vedono, si sentono e si toccano, allora è meglio che tu ti indirizzi verso un corso di studi tecnico-professionale. Questo detto da chi ha insegnato sia in indirizzi tecnico-professionali, sia, come fa adesso, nell'indirizzo liceale. Altra cosa che questo Solone ha detto e che non mi è piaciuta per niente, che di cui evito di dire il cognome perché non devo fargli pubblicità, un'altra cosa che ha detto sbagliatissima è che, appunto, per esempio, tutte le scuole un po' si equivalgono, perché tanto secondo lui non servono a niente, nessun tipo di scuola è buono, a suo dire, tutte le scuole si equivalgono, per esempio si dovrebbe studiare la logica. Ma che c'entra? La logica come non si studia? La logica è un ramo della filosofia, al liceo si studia, ecco una differenza tra liceo e istituti tecnici professionali. La logica, come gli ha fatto notare Vecchioni,
altro solone particolarmente di moda, ma comunque una persona intelligente, una persona molto in gamba, Vecchioni, oltre che famosissimo cantautore, diciamo, nasce come professore di latino e greco al liceo classico, Vecchioni stesso ha fatto notare a questo opinionista che comunque la logica si studia al liceo classico. La logica è stata scoperta, è stata elaborata, è stata inventata da Aristotele. Come non si studia la logica? Che significa che non si studia la logica? Quindi vedi, dovresti anche non lasciarti irretire dalle sirene più o meno roboanti che in questo periodo imperversano, ahimè, non solo sulla televisione, ma anche sul web. Però la regola aurea, ti prego di seguire questa, la regola aurea è questa: segui la tua passione. Se ti piace la filosofia, se ti piace parlare di morale, se ti piace parlare, vedere, indagare sull'uomo, su che cosa sia l'uomo, su quali sono le sue esigenze, eccetera, forse è meglio che ti indirizzi, che ti rivolgi un indirizzo di studi liceale. Se invece ti piace qualcosa di pratico, allora scuole tecniche o professionali. Ma ricordati, segui solo ed esclusivamente la tua passione. Ah, a proposito, e se questa passione non c'è? Beh, allora puoi seguire quello che ti dicono i tuoi genitori. Se una passione forte non c'è, i tuoi genitori, mamma e papà, che sono quelli che ti vogliono in assoluto più bene, o anche magari un adulto di riferimento, per esempio il tuo professore di scuola media. Chiaro? Grazie dell'attenzione.